Correndo un pochettino con la mente in avanti, tra 5 anni con quali risultati vorrebbe terminare il suo primo mandato da sindaco? Ma guarda, io credo, fra 5 anni, sì, il tempo passa alla svelta e 5 anni volano. Allora, ovviamente dobbiamo portare a termine tutte quelle cose che abbiamo iniziato ora, che sono iniziate nel passato mandato, che noi dobbiamo portare a termine, che sono investimenti di diversi milioni di euro, soprattutto sulle scuole, sugli impianti sportivi e quel super progetto che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato prima, Flegare. Poi ovviamente vorrei vedere un paese più sicuro, investendo ulteriori risorse sulla videosorveglianza dei nostri territori, delle nostre strade, e vorrei vedere un paese a forma di famiglia, su misura per i bimbi, perché credo che prima di tutto vengano i Beh, proprio questa è la prossima domanda, che non riguarda solo Medesano, ma riguarda tutta l'Italia. L'Italia sta morendo demograficamente. Nel 1971 sono nati 1.100.000 bambini in un solo anno, lo scorso anno 464.000, di cui 90.000 stranieri, quindi che non avranno neanche la cittadinanza italiana. Tra 50 anni gli italiani saranno meno di 30 milioni se continuano così le cose. Quindi è davvero un problema. Peraltro tutti dicono che il problema sono le politiche a favore delle famiglie, quindi la mancanza di asili nido e di servizi. Il problema è che nei paesi in cui questi servizi ci sono, come la Svezia e compagnia bella, il problema è uguale al nostro, quindi non è probabilmente questo il motivo per cui c'è questo calo di demografia. Qualcuno dice che in Francia si sta cambiando, ma chi fa figli sono ancora gli stranieri. Perché? E come risolvere questo problema? Che diventerà un problema anche per Medesano, perché avrà in futuro una popolazione prevalentemente anziana. Nonostante stia raccogliendo un po' i figli della montagna e compagnia bella, nel futuro l'Italia. Perché non si fanno più figli? Peraltro sei giovane, sposato da poco, quindi. Sì, questa è veramente una bella domanda. Francamente è un problema di carattura nazionale. Adesso noi dovremmo certamente mettere in campo soluzioni a favore delle famiglie, ma credo che a livello nazionale poi si debba intervenire perché dobbiamo ritornare a quello che un pochettino erano le abitudini dei nostri nonni e dei nostri bisnonni, dove le famiglie erano molto numerose e quindi credo che si debba tornare un pochettino indietro, ma da questo punto di vista. Ma secondo me le famiglie e i giovani soprattutto hanno bisogno di certezze economiche, di lavoro, perché quando ti mancano le certezze poi diventa anche un pochettino difficile costruire una famiglia, perché non sai poi dove vai a sbattere. Allora noi, che siamo gli amministratori locali, abbiamo bisogno di trovare negli amministratori regionali, quelli che sono al governo, delle certezze da portare poi sui nostri territori e da riversare sui nostri giovani, sulle nostre famiglie, perché poi se non abbiamo certezze davvero non andiamo da nessuna parte. E quindi noi che siamo giovani, io magari un pochettino meno rispetto agli altri, perché ho 38 anni, però i nostri ragazzi hanno bisogno di certezze e quindi di futuro chiaro, limpido e sereno, perché se non lo hanno diventa veramente molto difficile. Credo che questo possa essere uno dei problemi, ecco.